prende corpo la cabina di regia guidata dalla prefettura di Bari per la gestione dei flussi migratori in Puglia, con l'obiettivo di scongiurare le emergenze e smussare le criticità, per esempio legate ai CARA sovraffollati. Si sono incontrati a Bari i prefetti di tutte le province, i sindaci, i rappresentanti delle forze dell'ordine, anche il presidente della regione Emiliano. Riflettori accesi sui piani di distribuzione regionali definiti dal Ministero degli Interni in relazione ai continui sbarchi. Non potendosi prevedere un'interruzione degli sbarchi, non è da escludersi che ci possano essere altre assegnazioni. Comunque si è visto che le varie prefetture sono piuttosto attrezzate, quindi non rilevo assolutamente alcuna criticità sotto questo profilo. La Puglia tra le più accoglienti veramente e che affronta con grande maturità e con grande equilibrio questo fenomeno. La Puglia, anzi, potrebbe fare uno sforzo in più, date le sue grandi capacità anche di gestione dell'accoglienza, ha sottolineato il prefetto Carmine Valente, direttore dei servizi civili per l'immigrazione del Ministero. Anche sul rischio di infiltrazioni terroristiche, la guardia resta alta. Per il sindaco dell'area metropolitana di Bari, De Caro, l'eventuale destinazione di altri migranti non metterebbe in crisi il sistema. Per evitare però il sovraffollamento del CARA di Bari, 1.400 ospiti a fronte della capienza di un migliaio, prevista a breve la gara per l'individuazione di altre strutture più piccole nei paesi della provincia per la ridistribuzione dei migranti. Tra gli obiettivi, la velocizzazione delle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.